Ciao ragazzi, bentornati su Base Your Life e benvenuti a questa super maxi recensione che vi propongo oggi e che vede a confronto due pedali, ve li faccio vedere subito, che sono molto chiacchierati attualmente nella comunità bassistica e sono il 64 Black Panel della Origin, quindi il Bass Rig, e il Super Vintage. Allora, per facilitare un po' e per rendere il video più scorrevole e più interessante, salto a pie pari tutto il discorso della presentazione tecnica dei pedali, perché ci sono tanti video che lo fanno, video che tra l'altro io ho utilizzato e ho visto attentamente perché sono fatti veramente molto molto bene, spiegano tutti i dettagli tecnici, quindi i tagli di frequenza, il drive, la tipologia di casse, gli amplificatori su cui sono basati, eccetera eccetera. Quindi vi rimando direttamente a quella tipologia di video lì, un po' più tecnico. Questo invece sarà un video un po' diverso, basato proprio sull'ascolto e sul test AB dei due pedali, che naturalmente, lo ricordo, sono basati su un Fender Bassman con coppia di Koni 2x15 e un Ampeg SVT con cassa 8x10, con simulazioni naturalmente delle casse, ok? Tenete presente che abbiamo una special guest, oltre a questi due pedali, che è il Cali 76, il compressore, che ho utilizzato nella mia catena di segnale, che adesso vi andrò a spiegare. Naturalmente, prima di cominciare il video, ringrazio Your Music di Roma, naturalmente, perché è grazie a loro che ho avuto l'opportunità di poter avere tutti questi pedali contemporaneamente sotto le mani, senza acquistarli ancora. Perché naturalmente poi passerò all'acquisto. E ricordo a tutti quanti, qualora alla fine del video venite presi da un attacco di gas, quindi di acquisizione, sindrome d'acquisizione di strumentazione, tradotta in italiano, che c'è una scontistica abbinata in collaborazione con Your Music. Dovete andare semplicemente sul sito di Base Your Life all'indirizzo www.baseyourlife.it e registrarvi al sito e già potete accedere a questo sconto. Quindi questa ve la do come informazione, perché questi pedali naturalmente sono un attacco al cuore. Vi spiego però brevemente come ho realizzato la mia catena di segnale e come è impostato la video recensione, il video test. Allora, molto semplicemente, che cosa ho fatto? Ho selezionato degli strumenti molto diversi, con caratteristiche diverse. Ogni strumento è entrato nel compressore, che è stato regolato di volta in volta in base alla tipologia di strumento, in base alla tipologia di tecnica, in base alla tipologia di suono che volevo ottenere. Quindi il compressore, la funzione del compressore è stata ogni volta differente. Pertanto non ho ritenuto necessario dover pubblicare la foto dei settaggi del compressore, perché cambiano gli strumenti, ma soprattutto cambia il tocco, cambia l'indicazione, diciamo, di stile dove voglio andare, quindi l'utilizzo del compressore è una cosa un po' personale. Invece, per quanto riguarda i due Bass Rig, voi vedrete le foto dei settaggi dei pedali, che sono sempre quelli, ok? Quindi il segnale uscito dal compressore entra nei due pedali, ok? È sempre lo stesso medesimo segnale, quindi non è che viene modificato, viene lavorato, eccetera, eccetera. Lo stesso segnale che entra prima nel pedale A e poi nel pedale B. E il settaggio è lo stesso, quindi ho copiato i settaggi e l'obiettivo è quello di farvi sentire come lavorano i pedali su settaggi simili, su un segnale simile. In alcuni casi vedrete che il Black Panel risulta più a fuoco, mentre in altri, a mio avviso, è più a fuoco il Super Vintage. Questo perché la Origin vuole che li compriamo tutti e due, sostanzialmente. Comunque, detto questo, vi ho anche anticipato quella che è praticamente una conclusione. Sono due pedali molto molto belli. Il Black Panel è più indicato, a mio avviso, naturalmente, secondo quello che è il mio gusto, la mia esperienza, per una sonorità tipo 60-70, se ne vogliamo andare nel mondo del soul, tipo Motown, o il vintage, tipo immaginiamo i Beach Boys, immaginiamo quel tipo di sonorità lì, il Black Panel è pazzesco, perché ha delle medie e ha un crunchy sulle medie, ha anche una distorsione che è veramente molto molto interessante e ci riporta immediatamente in quel mondo lì. Mentre se invece abbiamo un orecchio un po' più diciamo orientato verso gli anni 80, 90 e 2000, sicuramente il Super Vintage, il suono Ampeg, che è un po' il suono che noi
in un certo senso possiamo riscontrare più facilmente, io parlo per quelli della mia generazione naturalmente, è veramente a fuoco anche in quel caso lì. Quindi io adesso vi ho anticipato quello che è le mie considerazioni, ma vi lascio subito all'ascolto, ricordandovi appunto che i settaggi che vedete in foto sono settaggi reali, ok? Quindi non c'è nessun plugin aggiuntivo, basso, compressore e i due bass rig. Ok, stavo pensando, sì, ve lo dico direttamente quali bassi ho già utilizzato, così lo sapete subito. Nell'ordine è un Fender Precision con le corde lisce, un Hofner con corde lisce, un Jazz anni 70 suonato con il plettro, un Music Man suonato prima in slap e poi col pizzicato e un fretless. Quindi avrete questa gamma di strumenti con caratteristiche che poi comunque le vedrete descritte nel sito. Bene, ragazzi, vi lascio all'ascolto. Naturalmente, ricordatevi, se avete intenzione di comprarlo, c'è una scontistica ed è riservata a chiunque, chiunque si iscriva al sito di Base Your Life. Ringrazio ancora Your Music di Roma e non mi resta che lasciarvi all'ascolto di questo video. Bene, ragazzi, l'ultima cosa, ricordatevi, se avete piacere, se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale di Base Your Life, anche in questo caso è gratuito, e di attivare la campanellina per essere aggiornati quando usciranno dei nuovi video come questo. Buon attacco di cuore a tutti, buon ascolto, a presto e Base Your Life. Ciao, ragazzi!